Quando io ero bambino, i papi non andavano in giro per il mondo. Se ne stavano a San Pietro, a casa loro, proprio come la maggior parte delle donne. Ma nell'ottobre del 62, per la prima volta dopo la breccia di Porta Pia, Giovanni XXIII, il Papa Buono, uscì dalle mura vaticane per mescolarsi fra la gente. Fu un grande evento, il segno che i tempi stavano cambiando. E infatti anche mia madre uscì dalle mura di casa per la prima volta per andare a lavorare nel negozio di tessuti di Michele Marcocci, un suo compaesano incontrato dopo molti anni, mentre mio padre, per la prima volta, se ne restava a casa. Certo che con tutta quella roba in testa eri un astronauta. Ecco perché stanotte, allora, mi sono sognato che stavo su una navicella spaziale e dovevo arrivare sulla Luna. Io invece devo arrivare puntuale al lavoro, oggi è il mio primo giorno. Ma poi è un sogno strano perché non si arrivava mai. Più andavo avanti più tornavo indietro. A un certo punto era pure finito il carburante. A proposito di carburante, devo andare a fare il caffè. No, sta tranquilla. Oggi lo faccio io il caffè. Grazie. Lucia. Vedrai che sulla Luna ci andiamo insieme. Ma al momento mio padre si sentiva a terra, anche se non voleva darlo a vedere. Papà, già in piedi. Pensavo di prendere il caffè. No, non ti preoccupare, lo sto già facendo io. Te stai in un altro colletto, no? Ciao papà, già in piedi a quest'ora. Titti, mica sono malato, eh. Buongiorno a tutti. Ciao. Ciao. Ecco. Guardate che qualche cosa riesco a farla pure io, eh. Certo, ti devi occupare del processo. Perciò abbiamo deciso tutti di darti una mano. Invece di dare la mano a Titti per andare a scuola, non posso darla a te? Dai, Svetto, finisci la colazione. Vatti a vestire che oggi a scuola ti accompagno io. Dammi un bacio. Papà, ma a te non ti dispiace che mamma va a lavorare? No, perché? Perché dovrebbe dispiacermi? Anzi, papà è orgoglioso, perché mamma comunque è un sacrificio quello che fa. Però lo fa per aiutarmi. Ecco qua. Ciao, Carlì. Quel giorno a mio padre gli sarebbe dovuto crescere il naso come a Pinocchio, perché mi disse una bugia. Per certe cose era un uomo all'antica e mia madre per lui era l'angelo della casa. Ma quel giorno di bugie ne scrissi parecchie anch'io. La mia mamma sta sempre dentro casa, insieme a mia nonna. Esce soltanto quando deve fare la spesa ed è finito il burro o il latte. Elena, vieni. Benvenuta nel tuo nuovo regno. Grazie. Poi ritorna subito nel suo regno e dopo che ha lavato i panni e ha spolverato tutto, si mette a cucinare e aspetta che mio padre ritorna dal lavoro. Buona giornata. Anche quando capita che fa molto tardi per finire di costruire palazzi. Perché se lui non ci sta, i suoi operai li fanno tutti storti. Dal momento che il cantiere è stato chiuso, il direttore ha detto che anche l'erogazione del mutuo è stata bloccata. A me quei soldi mi servono per pagare l'avvocato. Io senza un avvocato come affronto un processo? Dove vado? Mi dispiace tanto. Ma che c'entra tu? Anzi, sei l'unica persona che mi ha dato una mano. Non preoccuparti, Luciano. Vedrai che in un modo o nell'altro lo convinco il direttore. Dico davvero, uno di questi giorni lo convinco e ti telefono. Promesso. Glielo promise, ma forse sapeva che non sarebbe mai successo. Ma perché non hai scritto la verità? Perché a volte una bugia è molto più bella. Non me la sentivo di dire la verità,
e cioè che l'angelo della casa se n'era volato via, mentre in casa nostra s'era insediato il demonio. Ma sapete che sta succedendo qua? Sta facendo le pulizie. Già, Titti è sempre esagerato. Ha messo la casa sotto sopra, come se è Pasqua. Devo fare le pulizie, le faccio come dico io. Titti, fermati un attimo. A me va bene che ci metti pure tutta questa energia, però dammi retta, continua a studiare, eh? Che tanto fra un po' metto tutte le cose a posto. Papà, io posso studiare e fare anche il lavoro di mamma. Non ci vuole molto, basta solo un po' di organizzazione. Mia sorella era una che non la fermava nessuno. In questo era proprio figlia di mio padre. Il lavoro non la spaventava. Ciao, Andrea. Oh, ciao. Vieni. Grazie. Ma in quel periodo non spaventava neppure Andrea. 225, no? Sì. Eccole qua. Quanto ti devo? Ma che mi devi, dai? Ti pare che faccio pagare la ragazza che stavo per sposare? Beh, visto come sono andate le cose, dovresti farmi pagare il doppio. Le cose sono andate come dovevano andare. E poi... dai, non è colpa di nessuno. Lo sai, ogni tanto ci penso. Che a quest'ora potevamo essere sposati, chi lo sa, magari con un bambino. Ho sempre pensato che l'avrei chiamato Franco. Franco, che nome orrendo. Perché? Guarda che Franco è un bel nome. Beh, io non te l'avrei mai permesso e avremmo litigato. Io non ho mai litigato con te. Invece avresti dovuto. Non ti devi far dire dagli altri cosa è giusto. Che vuol dire? Niente, è solo un consiglio. Va tutto bene, Titti? Sì. E quegli occhiali che significano? Sarà che sto diventando una vecchia zitella? Non hai ancora trovato nessuno. Io ho troppo da fare per chiunque. Probabilmente non mi sposerò mai. Titti, lascia a me quelle cipolle, che mi sembri la Madonna addolorata. E togli questi libri da qua, che si sporcano tutti. Tu vuoi fare troppe cose, tale e quale tuo padre. E invece dovresti fare la brava moglie di un bravo giovane, come ha fatto tua madre. Che però adesso lavora come un uomo. E infatti in casa non ci sta mai, ed è ora di tornare. Come si è fatto tardi? Ma quanto tempo la tiene questo Marcoccia tua madre? Buonasera. Buonasera. Allora, com'è il mondo fuori dalle mura domestiche? Pieno di gente nuova. Non avevo mai parlato con tante persone sconosciute. Eccomi! Sono tornata! Ciao, mamma! Sì, deciso. Elena. Allora, com'è andata? Benissimo, Lucia, benissimo. Vabbè, ma dai, racconta, no? Sai, avevo tanta paura e invece è stato tutto facile. Poi erano tutti così gentili. È meglio così, eh. No, pensa invece se te l'hai trovata male. Te lo dico perché non avendo mai lavorato in vita tua. Questo non è un lavoro. Vabbè, ma che c'entra? Non... lo sai la verità? Mi sembrava di aver fatto quello tutta la vita. E tu invece dimmi, com'è andata in banca? Benino, insomma. Malissimo, eh. Malissimo, perché quelli il mutuo non lo sbloccano. Ciao. Ciao. Com'è andata? A chi? A mamma il lavoro. Stavamo parlando giusto di questo. Ma tu che fai? Mangi o no? No, grazie, mi faccio una cirola al volo e torno in officina. Ci penso io. Sì. Ti sei lavato le mani? Sì. Ma com'è che torni a quest'ora in officina? Che quando uno ha un lavoro da finire, non c'è orario che tenga. Facevi così anche te, no? Facevi così anche te? Guarda, che io non sono mica andato in pensione, eh? No, scusa, papà, c'è ragione, non volevo dire questo. Ah, mamma. Guarda, sono arrivate le lavatrici nuove al negozio dei dentici, ti ho preso la ricarica. Ah, grazie. Bellissima. Mia madre e mio fratello si sentivano pieni di energia e di ottimismo, malgrado le difficoltà della vita, mentre mia zia Anna e mio padre, pensando al futuro, si chiedevano cosa li attendeva. Mia zia Anna non sapeva quando avrebbe rivisto Italo,
e mio padre quando avrebbe rivisto un cantiere. Ancora in piedi? Da quando non lavoro più, non riesco più nemmeno a dormire. Ma povero Luciano, però vedrai che è un periodo, bisogna avere pazienza. Sai che c'è, tu mi conosci, io con le mani in mano non ce so sta. E ti capisco. Anche io con Italo, sai, certe volte non ne posso più di questa attesa. A forza di aspettarlo sto buttando via gli anni migliori della mia vita. Tra poco compirò 30 anni e sono ancora zitella. Beh, vabbè, non pensiamo, ci andiamo a dormire. Scusami, Luciano, ma sono stanchissima. Ho i piedi tutti gonfi. Dicono che il lavoro nobilita l'uomo, ma la donna la sfinisce. Buonanotte. Buonanotte. Hey, Luciano. Salva tu. Allora? Che ti hanno detto? Ma tu gli hai detto che io so geometra, diplomato, tutto, eh? Io l'ho detto, Luciano. Ma a quelli mi hanno risposto che tu sei accusato. A me i soldi mi servono per prendere un avvocato, senza lavoro, come faccio? Come faccio? Ma non sono di, ma di composto da murature, da aiuto carpentiere, ci sarà. Forse ci sarei. Ma torna a fare l'uomo non va. No? Ma non va, Lucia. Dici di no, certo. Non torna a fare manovale. Torna a fare manovale. Maddalena, ce li fai due caffè? Ma lo vuoi il caffè? No, io torno al cantiere, Luciano. Però guarda, se passa l'occasione io ti chiamo. Io sono sicuro che con l'aiuto di San Nicò tutte le cose tornano a posto, Luciano. Grazie, Sandro, grazie. Fatta. Già, Madonna, sei un fenomeno, André. Ma che fenomeno, che so due giorni che stavo su sta macchina. E beh, te pare tanto. Sì, se ci vogliamo guadagnare qualcosa, sì, Furio. Io sto a paga, ma te a fine mese devi fare i conti, qua non ci siamo. Sei come Stakhanov, tu, eh? Chi è Stakhanov? Ma come chi è? Stakhanov, il russo, quello che lavora a miniera, non smette mai. Vabbè, si vede che gli piace il proprio mestiere, che male c'è. Capito, però nella vita esistono pure altre cose, eh? Tipo la 1100 del signor Guerzoni, che so quattro giorni che ci sta e non sta a fa niente. Ciao. 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 No, beh, se è per questo è stata demo di tutta, c'è pure la Vespa d'Antonio allora. Oh. Oh. C'è la Vespa d'Antonio, questo 10 giorni che sta là, com'è? Com'è? Non lo so, c'è qualcosa che non mi convince. Magari tua sorella può farci un giro e se fa male, non me va. Vabbè. Senti, questo non me lo ricordo dove va, vediamo se parto lo stesso. Ma come non te lo ricordi? La Vespa avrebbe potuto aggiustarla in un attimo, ma non voleva. E disse anche lui una bugia, ma nessuno se ne accorse. Persichetti, puoi far meglio. Anche a quei tempi un bugiardo poteva farla franca se metteva avanti i buoni sentimenti. Bel componimento, pieno di sincerità e di letizia. Bravo. Grazie. Occhi pinti. Anche il tuo è un bel pensierino, sebbene triste. E ci ricorda che non tutti siamo fortunati. Mia mamma è un angelo, ma a casa non ci sta mai. E metto tutto a posto io. Perché lei deve mettere a posto al bar Marotta. E lì non la chiamano Angelo. Svetola, un caffè. Oh, ma mottato io la svetola. Chiedi subito scusa alla signora. Mi scusi.
scusa, Pia, dicevamo? Ah, che ho parlato con quell'avvocato amico mio. Dice che se sei un compagno ti difende pure gratis. Ma che significa se uno non è compagno? Beh, ma comunque io lo sono, no? Ho garantito per te. Il fine giustifica i mezzi, Lucia. E comunque, scusa, è sempre meglio una piccola bugia che la vittoria di quel mascalzone capitalista. E allora io la sua difesa la imposterei così. Contro lo Stato imperialista, contro gli sfruttatori dei deboli. Loro ci accusano e noi li ricusiamo. Entriamo in aula duri, agguerriti e puntiamo il dito. Facciamo i nomi, scandalizziamo, scuotiamo le coscienze e andiamo a finire sui giornali. Non ho avvocato, guardi, sui giornali io già ci sono finito una volta e mi è bastato. Quindi a lei interessa solo il suo caso personale? Vuole solo uscirne con le mani pulite? Vabbè, ma certo, spero di sì, che male c'è. Lo sa cosa diceva Gramsci? No, che... Odio gli indifferenti. Scusa, compagno, permetti, ma qui il punto è uno solo, che un uomo onesto rischia di finire nei guai. Già. Ma questo uomo onesto da che parte sta? Con noi o contro di noi? Avvocato, ma io non sto contro nessuno. E qui si sbaglia. Perché chi non è con noi è contro di noi. Quindi mi dispiace, ma non se ne fa proprio niente. Ma dove l'ha trovato Pietro uno così? E che ne so io. Avevo detto di chiedere alla chiesa e non a questi rossi senza Dio. Signor Ferrucci, dagli atti si evince chiaramente che l'unica strategia difensiva è l'ammissione della colpa. E noi questo faremo. Ci appelleremo alla clemenza della corte. La presenterò come un uomo semplice, preso da eventi più grandi di lui, perso come tanti italiani dietro le false illusioni del boom, del denaro facile, dell'arricchimento a tutti i costi. Scusi un momento, io veramente non sarei d'accordo. Non importa, non sarà la giustizia degli uomini a placare la sua inquietudine. Quell'inquietudine che l'ha portata a perdersi, quell'inquietudine che ha un solo nome, consumismo. Lei è molto preparata e per questo io aggiungo una lode al suo 30. Signorina, signorina Ferrucci. Sì, anch'io conosco un Ferrucci. È mio padre. Eravate nello stesso battaglione. No. Lei è la figlia di Luciano. E posso darle del tu? Certo. Perché non me l'hai detto prima? Beh, non volevo che suonasse come una raccomandazione. E poi mio papà non sarebbe piaciuto. Vede lei come un uomo... Noioso, testardo, iracondo, pessimista. No, non la vede così. E Luciano ha sempre avuto la tendenza a guardare il lato migliore delle persone. Infatti è nei guai. Per colpa del suo socio dovrà affrontare un processo. Un processo? Ah, mi dispiace. Scusa se te lo chiedo, ma come si chiama il suo socio? Livio Sartori. Me lo immaginavo. L'ultima volta che l'ho incontrato tuo padre, ho cercato di metterlo in guardia. Ma lui niente, niente. No, sai, Sartori è il nostro comandante. È sempre pronto a dividere il rancio con noi, salvo sparire, quando c'erano i combattimenti. Io sono sicura che su di lei non si sbaglia. Posso darti un consiglio, Non mettere mai la mano sul fuoco per nessuno. Gli uomini sono tutti legni storti. E comunque di a tuo padre che venga a trovarmi, Perché oltre a essere storto sono un po' arrugginito, non esercito da molto, ma voglio provare a dargli una mano. E di una mano mio padre aveva davvero bisogno. Papà, scrivi un tema anche tu? Magari. No, lo sai che sta scrivendo, papà? Una cosa che si chiama memoria difensiva. Che serve raccontare come sono andati i fatti dicendo solo la verità. Noi invece dobbiamo descrivere la nostra famiglia al completo. Anche noi però dobbiamo scrivere la verità. Ce lo dice sempre la maestra Pucci. E ha ragione, perché le bugie hanno le gambe corte. Quella volta mi tenni sulle generali e per non dire bugie omisi le cose più importanti. Io ho finito. Io ancora no. Ma com'è possibile? Perché? Noi siamo in 7 e siamo entrati in una pagina.
Tu quattro pagine, siete soltanto in due. Ciao. Ciao. Hai un attimo? Sì. Titti, ma che è successo? Niente, sono andata all'università stamattina, ho dato il mio primo esame. Come? Come hai dato il primo esame, ma... Ma io non sapevo niente. Infatti non te l'ho detto, siediti. E quanto hai preso? 30 e lode, ma non è questo l'importante. Ma come non è questo l'importante? Ma bella di papà, ma come 30 e lode? Ma sei stata bravissima. Ma io dico, ma come puoi pensare che non mi interessi una cosa del genere? Beh, io ho sempre pensato che tu avresti preferito vedermi sposata più che laureata. Certo che ti voglio vedere sposata e ti vedrò sposata. E poi adesso ditti mia, anche col giro di professionisti che tu frequenti, chi ne vuoi sapere? Un avvocato, un notaio, un giudice? E con la mia laurea che cosa ci faccio? Che cosa ci fai? Lavori assieme a tuo marito. D'altra parte, ditti mia, i fornelli lasciali perdere perché non è proprio roba tua. Te trovi poi un aiuto, una cameriera. Vabbè, comunque ho fatto un esame solo e poi un futuro giudice ancora non lo conosco. Beh, questo non si può mai sapere. Lo sai che famo adesso? Invece andiamo a festeggiare, comprare una bella bottiglia di champagne, dai. No, aspetta, sai che famo? No, festeggiamo con il cornocino di nonna, che invece quella è pure contenta dopo, dai. Così, soldi di champagne risparmiamo, ci compriamo gli altri libri, ci paghiamo le tasse universitarie, su. Papà, di questo non ti devi preoccupare. Ma come non mi devo preoccupare? Io mi preoccupo e come? Perché tu devi andare avanti. E anche se adesso è un momento che non ci sono soldi, però vedrai che passa tutto perché è solo un momento. Non... E io ne sono sicura. Soprattutto dopo aver parlato con il professor Terenzi. È lui che mi ha fatto fare l'esame. Mi ha dato questo per te. Ma io ce l'ho il numero di Terenzi. Chiamalo, ti vuole difendere. E se ti difende lui è come se ti avessero già assolto. Lui sì che è un avvocato. Ma lui fa professore universitario, sono tanti anni che non esercita più. Per te vuole fare un'eccezione. Ti sei dimenticato che siete amici, che avete fatto la guerra insieme. Niente. Eppure insisti a darmi del lei. Lo so, ma lei per me rimarrà sempre il tenente Terenzi, che... Che seppure Sartori fosse rimasto il colonnello Sartori, forse oggi non ci ritroveremmo in questa situazione. Invece come sono andate le cose? Mia suocera dice che io ho fatto il passo più lungo dalla gamba, ma... La verità è che io ho solo cercato di dare un futuro ai miei figli. Qualche possibilità in più rispetto a quelle che non ci ho avuto io nella vita. E poi Sartori mi ha dato tutta la fiducia possibile. Ma tu ti sei mai chiesto a quale prezzo? Un prezzo che io non volevo pagare. Comunque ci abbiamo torto tutti e due. Io a considerarlo un amico e lui a considerarmi un fesso. Facciamo così, Luciano. Allora... Fammi dare un'occhiata alle carte, quando mi sono fatto un'idea, ti chiamo. Certo che si dice che chi trova un amico trova un tesoro. Io senza di lei non avrei saputo dove sbattere la testa. Beh, aspettiamo a dirlo, eh? Da quello che mi hai raccontato non sarà facile scindere la tua posizione da quella di Sartori. E poi io manco da un bel po' da un'aula di tribunale, eh? Ma io ho completa fiducia in lei. Luciano, dammi del tu. Mentre mio padre risolveva il suo problema, io e Marco non riuscivamo a venire a capo del nostro. 1012. A me viene 1020. Ma la soluzione arriva sempre quando meno te l'aspetti. Papini, per oggi basta con i compiti, su, andiamo a fare a divertirci. Andate a mettere qualche cosa, dai, metti. Cos'è successo? Abbiamo vinto la lotteria. No, non ho vinto, ma quasi. Poi è una giornata talmente bella che è veramente un peccato sta chiusi dentro casa. E poi sapete la verità? Io mi sono stancato di star a pensare ai problemi. Ecco. A chi lo dici, papà? Lo dice pure lui. Andiamo a prendere mamma al negozio, su. È veloce, Marco! Sai che era tanto che non mi sentivo così bene? Ottimista. Altre volte c'avevi ragione tu. Era un attimo e poi passava tutto. Ma almeno così puoi anche tornare a casa, no? Alla vita che facevi prima. No, non è che devi tornare a casa perché devi lavare
spazzare, fare il bucato, rifare i letti. Anche, no, non dico quello. Dico che ti devi occupare di Carlo, di Titti, di Andrea, di me. Dai, ma perché non ti manca la vita che facevi prima? Ah sì, certo che mi manca. Rientriamo? Sì. Andiamo, bambini? Su. Salutate. Ciao. Quel pomeriggio lo passammo assieme al parco e io ancora mi ricordo quella giostra di legno, il sole che splendeva e sul viso di mio padre di nuovo il suo sorriso pieno di fiducia. Occhi pinti! Torna subito indietro! Fermati, ho detto! Io non sono un bugiardo e a scuola non ci vengo mai più. Ah, non sei un bugiardo? E allora da dove hai preso tutte quelle cose di fantasia che hai scritto nel tema? Bada, occhi pinti, non si prende in giro la maestra. E forse tu hai letto qualche libro di troppo dal quale evidentemente hai copiato. Non è forse da qualche libro che hai preso di questo nonno che viene dall'Inghilterra e che possiede un castello e tanti cavalli? Confessa, occhi pinti, di che ti sei inventato tutto ed io prometto di perdonarti come una brava mamma. Io ho detto la verità e una mamma come lei non la voglio, preferisco la mia. Bidella? Comandi. Porti questo bambino nello sgabuzzino fino al suono della campanella. È un bugiardo. A quei tempi la psicologia infantile non era ancora entrata nelle aule scolastiche. Guarda che le bugie hanno le gambe corte, mica i trampoli. Che vuoi dire? Me l'ha insegnato mio fratello. Con le bugie bisogna andarci piano, perché se le spari troppo grosse, poi la gente se ne accorge. Io non ho detto le bugie, io ho detto la verità. Guarda che mica sono scemo, tu non ce l'hai un nonno col castello. Lo so benissimo che vivi in uno scantinato. Io te l'ho detto quando il tema ha scritto le bugie, perché quando si è veri amici si dice tutto. Io t'ho detto tutto, sei tu che non hai voluto credere. Allora sei un testone. Stupido. Cretino. Insomma, volarono parole grosse, tutte quelle che conoscevamo. E quando furono esaurite... Ignorante. Fesso. E tu sei come la maestra Pucci. Io come la maestra Pucci? Sembri suo figlio. E va bene. Allora non siamo più amici. Certe volte anche le amicizie migliori finiscono per un equivoco. E fu così anche per Terenzi e mio padre. Lo sai, Luciano, io ne ho visti tanti come te. All'inizio sono bravi, buoni, retti, ma piano piano rimangono tali solo per se stessi. E mentre commettono ogni tipo di illegalità, loro diventano magnanimi solo con la loro coscienza. Ma di che stai parlando? Io non ti capisco. Di queste. Sono bolle che recano una tua firma e non quella di Sartori. Questa è un'ordinazione di infissi fatte per la villa dell'assessore, che non risulta mai essere stata pagata. Anzi, è stata pagata, ma con il permesso di edificabilità e l'ampliamento della cubatura. Ma tu lo sai, Sartore, di che cosa è stato capace? Ma tu ti rendi conto che mi hai nascosto una cosa che ti inchioda? Se non avevi niente da nascondere, perché non me l'hai detto? Ma perché io non lo sapevo! Non lo sapevo, non vedevo, non sentivo! È la tipica scusa usata dagli italiani! Sempre colpa di qualcun altro! Credevo che io e te eravamo amici, che ci avevamo fiducia l'uno dell'altro. Bene, allora tu dimostrami che io ho torto. Va bene, lo lascia perdere, guarda, non ti sporcare le mani con uno come me, va bene? 823 meno 150. Quando perdi un amico è come quando perdi la gomma per cancellare. Ti senti più solo e insicuro, perché non hai più chi ti aiuta a correggere gli errori.
84. Lasciami stare! Ho dovuto farlo! Certo, no, morsa tua, vita mea, no? Non era così che iniziava il discorsetto tuo sullo spirito olimpico? Te lo ricordi ancora, E come faccio a dimenticarmi? Anch'io mi ricordo tutte le cose che abbiamo fatto insieme, Luciano. Ah, sì? Ti ricordi pure le fatture, quelle dell'assessore, quelle che adesso c'hanno sopra la firma mia? Ma, guarda, lasciamo stare. No, io non lascio stare, perché io non sono come quei tuoi amici là, tutte parole, niente fatti, come tuo amico Terenzi. Terenzi, che ne sai di Terenzi? Ma che fai, mi spii? Diciamo che mi tengo informato, Infatti ha dimostrato di essere l'uomo che credevo che fosse. Io invece che credevo di averci degli amici, guarda come sono rimasto così, da solo. No, io non ti lascio solo, Luciano. Ho una proposta da farti. Facciamo così, guarda, allora tu vai in tribunale, fai una bella deposizione, dici che ti assumi tutte le responsabilità e dici che io sono innocente. Ma lasciami dire! Poi vai all'aeroporto, 2 ore dopo sei a Beirut, capisci? A Beirut, tutto a posto. Ma facciati a Beirut! No, non posso andarci, Luciano. È meglio questo qua. Con tutti i contatti che ho, nel giro di 2 o 3 mesi ti vengo ad accogliere con un mazzo di fiori all'aeroporto. È un bel appalto di un tratto di autostrada del sole, capisci? Ti devi fidare, Luciano. E io mi fido ancora di te, Livio. Va. Ti devi fidare, Luciano. Perché gli avvocati, quelli bravi, costano. E mio padre ci pensò. Non volendo, ma ci pensò. A cosa sarebbe successo se lui fosse stato condannato? E per sfuggire a quei pensieri andò a cercare mia madre. Chi ti ricorda? Aspetta. Non lo sai? Sì, lo so. Fernando! Ma i cattivi pensieri sono come le ciliegie. Uno tira l'altro. Quello che abitava nella scuola farmacia, che sì. Diceva sempre. E cos'è che diceva sempre? Profumo come una rosa. Ma cosa mi vai a ricordare? Però mi manca qualcosa. Buongiorno, signora. Buongiorno. Vorrei 2 gomitoli di lana grigia. Lei è la maestra Pucci. E lei è la madre di... Ferrucci Carlo. Ma certo. Buongiorno. Scusi la domanda, ma da quanto tempo lei lavora in questo negozio? I tempi stavano cambiando. I papi uscivano da San Pietro, gli angeli svolazzavano fuori dalle case e i figli facevano quello che i padri non avevano fatto. Guarda, ho comprato la lavatrice a mamma nuova. Coi soldi dello stipendio. Ho fatto le rate come mi ha insegnato te. Ho pensato così non si rovina le mani, no? Già. Signor Ferrucci, buonasera. Ha visto che bravo il suo Andrea, eh? Io lo dico sempre, i nostri figlioli ci superano. Come dire, sono le leggi della natura. Io vedrei volentieri una mano, ma c'ho un negozio pieno di gente. Sarà per la prossima volta. Buona serata comunque, saluti la signora. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Dammi la mano che gli famo una sorpresa. Papà? No, non posso, devo fare un'altra cosa, non posso. Vabbè, chiedo a Furio. Furio! Dai, vieni a dare la mano. Tanto c'hai Furio, che ti importa di papà tu? Buonasera. Dai, c'hai il gradino qua. Piano, eh. Allora, dopo aver caricato il sapone e i panni, si chiude lo blocco, si spinge il tasto di accensione e basta, fa tutto lei. Che meraviglia, Andrea! Non vedo l'ora che viene lo straniero per attaccare i tubi. Pronto? Luciano! Non sai cosa è successo? Andrea mi ha regalato la lavatrice. Siamo tutti qui a guardarla. Le cose cambiavano. E anche mio padre fece qualcosa che non aveva mai fatto. Sì, farò un po' tardi, Elenu. Sì, ma niente. No, perché... No, ho incontrato questo amico cirinesi. Non te lo ricordi? Cirinesi stava con me all'elementare, tanti anni che non ci vedevamo. Insomma, c'era una prospettiva di lavoro interessante, mi sembra. Così mi parlo. Sì. No, poi ti spiego tutto. Calma, adesso. Sì, va. Va bene, ciao.
Michela? Luciano. Sono contenta di vederti. Per la prima volta in vita sua, disse una bugia a mia madre per andare a cena con un'altra donna. Io devo parlare con qualcuno. Daniela, sono... Sono confuso. Però mi sembra che tutto quello che faccio è... No, Luciano, non prenderla così. E poi, guarda, io ho tutto il tempo. Puoi parlare quanto vuoi. Mica scappo da nessuna parte. Pensa che a me mi hanno invece proposto proprio di scappare. E chi? Lo conosci bene, Sartori. Mi ha detto, perché non te ne vai in Italia? Vai in Libano, sì. Vado in Libano. Ma io dico, ma come si fa? Come si fa? Andare via, scappare. Guarda, ti confesso che se venisse uno da me e mi chiedesse di scappare con lui, io... Ma tu sei una donna interessante, sei bella, giovane, non c'hai problemi di famiglia. Già, io non ho problemi di famiglia, sono libera. Ma io dove vado? In Libano? Senza Elena e senza i ragazzini? Ma che siamo matti? Certo, se rimango qui rischio di finire in prigione. Adesso tu mi dici qual è l'idea giusta. Se vuoi, Luciano, ti ripresto io i soldi per l'avvocato. Poi me li rendi con comodo. Ma no, ma che dici? No. Scusami, ti ho offeso? Che c'entra? Ho offeso? Anzi, ti ringrazio. Allora accetti. Io soldi da te? No, no. No, grazie, no. Adesso andrà come andrà, però almeno posso dire di averlo fatto a modo mio. Poi se vado in Libano... Ma dove la trovo? Dove la trovo un'amica come te? E se mio padre aveva trovato un'amica, io da un po' di giorni ne avevo perso uno. E tutto a causa di una bugia. Arriva! Buongiorno, signora maestra! Buongiorno, bambini. Seduti. Ferrucci, tu no. In piedi. Dimmi un po', Ferrucci. Chi è a casa tua l'angelo del focolare? La mia mamma, signora maestra. Bugiardo. Quanto è più del tuo amico? Marco. Perché? Vedi, Ferrucci, ieri... sono andata in merceria. Indovina chi vi ho incontrato in qualità di commessa? No. Sì, invece. Mi ha anche raccontato di come vanno le cose ultimamente in casa vostra. Di tua nonna, di tua zia, di tua sorella che si dà tanto da fare. Questo componimento ho promesso di farglielo leggere. Così si renderà conto. Quante bugie racconti. Vieni a prenderlo. E riportamelo firmato. No, tu non siederai al tuo banco. Andrai in fondo, accanto al tuo compare Occhipinti. Perché? Perché bisogna stare con i propri simili. Tra bugiardi ci si intende meglio. Dio li fa e poi li accoppia. Appello. Astolfi. In quel momento maledissi ancora di più quel Michele Marcocci che aveva scombussolato la vita della mia famiglia costringendomi a mentire. Barzucchi. Però feci pace con Marco e così conclusi che in realtà una bella bugia poteva anche riavvicinare le persone. Ferrucci. Pinocchio, amico dei giorni più lieti di tutti i miei segreti. Beh,
Posso venire a vedere la televisione con voi? E la tua amica Giulia che fine ha fatto? Ci ho litigato perché è una bugiarda. È antipatica, smorfiosa e non sapete cosa mi ha fatto. Dice che è più bella di me. Com'è? Orlandi. Bene. Com'è? Sei sicuro, Lucia? Sicurissimo, Salvatore. Sicurissimo. Mio padre ricominciava a lavorare, ma come 20 anni prima, da manovale a giornata. E se non lo disse a mia madre, fu per non darle un dispiacere, ma anche perché se ne vergognava. Grazie.